Lo Ski College è una scuola che forma i ragazzi nel settore alberghiero, nel settore turistico, ma nel contempo, per chi ha aspirazioni sportive, dà la possibilità di allenarsi e di preparare i nuovi campioni. Ce ne sono pochissimi in Italia e per noi quindi rimane un punto di riferimento molto importante, che nell'organizzare manifestazioni sportive su di loro possiamo sempre contare per quanto riguarda personale in pista e anche con delle competenze di livello. Mi chiamo Beatrice, sono di Agordo, frequento lo Ski College Veneto da 4 anni, questo è il 5º anno, la mia specialità è gigante. Mi chiamo Francesco Limoni. Mi chiamo Leonardo Dall'Arche, vengo da Treviso e ho 17 anni. Sono Sharon De Marco, sono amante delle discipline veloci. Mi chiamo Fabio Carbone, vengo da Modena, ho 16 anni e frequento la seconda economico. La mia specialità è gigante. Lo Ski College è unito alla scuola, c'è un collegamento, cioè noi siamo atleti ma studenti. La stagione per noi atleti frequentanti lo Ski College inizia già durante l'estate. Durante il periodo autunnale andiamo in ghiacciaio a Intertux. Poi nel periodo invernale, quando inizia a venire la neve da noi, la mattina andiamo a scuola e appena uscite dalle lezioni, dalle classi, ritorniamo a tempo di mangiare, ci vestiamo, ci cambiamo e partiamo per gli allenamenti. Io vivo in convitto per tutto l'anno scolastico, la vita qua è organizzata bene. Arriviamo qui dopo la scuola, abbiamo già il pranzo pronto, quindi riusciamo a prepararci per andare agli allenamenti in fretta. Il convitto secondo me è una bella esperienza, perché comunque ti metti a relazionarti con tutti, con tutta la gente che hai intorno, e quindi diventi una grande famiglia. Infatti conosci gente che viene da tutta Italia, e questo secondo me è molto bello. Facile conciliare scuola e sport, ovviamente, e è un doppio impegno per noi, però quando finisco la scuola sono sempre soltanto concentrato sullo sci. Una grande esperienza che ti aiuta tanto a crescere. Io non ho tanta voglia di studiare, però comunque devi mettercela, perché altrimenti gli allenatori vanno a parlare con i professori dicono: questo ragazzo va male, e gli allenamenti ti saltano. In allenamento la testa è lì e basta. Scuola è molto difficile. Scuola navighi coi pensieri sull'allenamento che devi fare il pomeriggio, pensi all'allenamento un po' precedente. Il problema è quando sei a scuola non pensare allo sci, perché è la mia passione, ci penso 24 ore su 24. E quindi a scuola ho un po' di risultati negativi, diciamo. Però spero che vada meglio quest'anno. Lo slalom è una delle discipline più tecniche, diciamo, dello sci alpino. E sono delle sequenze abbastanza vicine, abbastanza ritmiche, in cui lo sciatore deve essere bravo a trovare un proprio ritmo fin dalla prima porta. Poiché il palo è uno singolo e tu devi abbatterlo, quindi se passi troppo vicino rischi di inforcare e quindi la squalifica, mentre se passi troppo lontano i secondi corrono e la gara non la vince. Questa scuola è molto motivante dal punto di vista della nostra crescita, della mia crescita, perché mi aiuta a capire come conciliare lo studio e lo sport. Sicuramente è istruttiva dal punto di vista della mia persona, e penso di avere più motivazione, mi dà proprio la motivazione per continuare sul mio tragitto. Riesco ad avere una vita, diciamo, più o meno normale con amici al di fuori dello Ski College. Ovviamente sono dei rapporti diversi, perché non essendo sempre a contatto con loro veniamo un attimo visti come della gente che si impegna più di loro, perciò non tanto, diciamo, normali, più
più vogliosi di fare, più avere degli obiettivi della propria vita che alcuni alla nostra età non ce l'hanno. Riesco ugualmente ad avere una vita sociale al di fuori di questa scuola, altrimenti non vivrei più. Ho gli amici che abitano vicino a casa mia, che comunque li ho sempre vicini, mi chiedono di uscire la sera anziché andare a sciare con loro insieme. Ho comunque una vita privata al di fuori dello Ski College, che riesce a permettermi appunto di averla. I miei sogni, in questo punto della mia vita, diventare maestra di sci sicuramente, riuscire ad aprire una scuola privata mia. Arrivare in Coppa del Mondo, correre per la nazionale italiana. Naturalmente il mio sogno è quello di arrivare in Coppa del Mondo, però io ci spero. Il mio sogno è di entrare in nazionale di sci, arrivare magari in Coppa del Mondo e vincere delle gare. I sogni sono nel cassetto, però come prima cosa la salute, la famiglia e poi vabbè, tutto quello che viene, lo sport lo inserirei subito. Scopri